per chiedere a che punto è il contenzioso legale del comune, se i cittadini dovranno realmente pagare quei 1,5 milioni di euro di prestazioni non rese e se era estremamente necessario prendere in carico un mutuo per pagare il debito. E allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio e faccio sempre i miei complimenti agli amici che hanno organizzato questa riunione, questa manifestazione, perché consente all'amministrazione sempre di confrontarsi con i cittadini sui temi importanti che riguardano direttamente il singolo cittadino ma l'intera comunità. L'amministrazione è sempre disponibile al confronto e non si è mai, come dire, sottratta a rispondere alle domande. Certamente non si può rispondere ad un volantino appeso senza nessun confronto. Siamo stati invitati come amministrazione la volta precedente e abbiamo accolto con favore e con piacere l'iniziativa. Anche questa volta veniamo invitati e siamo qui oggi pomeriggio, c'è il Presidente del Consiglio, gli assessori, i consiglieri comunali, siamo qui. Mancano altri interlocutori ai quali bisognerebbe dare alcune risposte. Ne approfitto, visto che ho la parola, prima di cominciare con le risposte e visto che l'ultima slide metteva in visione il manifesto appeso dal PID Cantiere Popolare, semplicemente per ricordare che noi non stiamo pagando alcunché, non stiamo correndo per pagare alcunché. Il senso di responsabilità che contraddistingue questa amministrazione è quello di salvare i cittadini da conseguenze ben peggiori che possano discendere dal dissesto economico finanziario dell'ente. E dunque abbiamo intrapreso un cammino di, così come diciamo nel nostro programma, di normalizzazione delle finanze del comune, cercando di ripulire il bilancio da tutta una serie di cose. È di lunedì scorso l'approvazione del bilancio consuntivo del 2011 che chiude con un disavanzo di 2 milioni di euro, cioè significa in una società il risultato netto di gestione che ci vede partire questa amministrazione da un risultato negativo di 2 milioni di euro, quindi partiamo da meno 2 milioni di euro. Tornando alla questione del lato, Non abbiamo pagato proprio nulla. Quindi dicevo, sul problema del lato, non abbiamo riconosciuto proprio nulla. È la legge regionale che ci impone di riconoscere l'intera massa debitoria. Ciò significa che per poter normalizzare le nostre finanze, per poter chiudere, come dicevo poco fa nel video, per poter liquidare la società, bisogna chiedere al lato qual è il mio debito nei tuoi confronti, e lato, a dispetto di quello che dicevo all'ultimo incontro, di 5 milioni, lato ha scritto dicendo 8 milioni e 900 mila euro, ok? Quindi da 5 siamo passati a 8 e 9. In questo conteggio lato non ci ha messo il 2011 e il 2012. Questo per il semplice fatto che lato a tutt'oggi non ha approvato i bilanci, e di alcuni giorni fa la dichiarazione da parte dell'assessore Marino che invierà la Guardia di Finanza in tutti gli ATO affinché approvino e mettano in liquidazione gli ATO. E quindi diciamo, noi non abbiamo pagato proprio nulla, abbiamo semplicemente riconosciuto un debito. Quello che più stupisce, e però ha una giustificazione, visto l'inesperienza dei consiglieri comunali o anche del segretario del PID di Rocco Martorana, non sapere che quello che abbiamo fatto noi è stato un semplice riconoscimento, una ricognizione debitoria e quindi un riconoscimento di quella massa debitoria. Perché il debito verrà liquidato solo dopo che il Consiglio Comunale avrà riconosciuto il debito fuori bilancio, quindi saranno i consiglieri comunali che dovranno attestarne la congruità di quelle somme e dopodiché potrà avvenirne la liquidazione. Quello che stupisce è che i consulenti esperti di spessore che ha il PID Cantiere Popolare, gli ex amministratori uscenti, l'ex sindaco e il candidato a sindaco non abbiano consigliato in maniera corretta i soggetti che hanno elaborato questo manifesto. Quindi non abbiamo pagato proprio nulla.
Aggiungo che noi da consiglieri comunali, invece, il consiglio comunale, abbiamo bocciato allora debito fuori bilancio che riguardava somme non proposta da quell'amministrazione. Noi bocciamo il debito fuori bilancio perché non riconoscevamo l'esecuzione di quelle prestazioni. Quindi noi allora l'abbiamo fatto. Dico, i consiglieri comunali di questa amministrazione poi dovranno attestarne la... Azione legale. Abbiamo fatto, Rocco, dimmi se sbaglio, un atto che si chiama un atto legale che ha fatto l'avvocatura comunale nei confronti del lato per annullare le fatture che ci sono state mandate per le quali non riconosciamo la prestazione. Ma questo è un atto. A giorni ne seguirà un altro, che sarà un contenzioso legale di carattere piuttosto che societario, ma di carattere penale, che verrà mandato poi al lato, alla Regione e alla Corte dei Conti. E di oggi la dichiarazione da parte del Presidente della Corte dei Conti che... In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, ve lo leggo, dico se non avete Lando Buzzanca non c'entra, Napolitano neanche. La Corte dei Conti ha evidenziato due temi: la corruzione nella pubblica amministrazione, che costa diverse centinaia di milioni di euro, e il problema degli ATO, cioè lo scandalo che queste società hanno creato un debito che ha messo in seria difficoltà economica tutti gli enti, e il nostro incluso, e con un'efficienza spaventosa. Noi siamo stati convocati alla Corte dei Conti la settimana scorsa, giorno 4 in audizione, e abbiamo dovuto giustificare che il nostro piano di riequilibrio dei conti ad oggi non è pronto, non è completo, perché aspettiamo la certificazione del debito. Cioè, nel senso che noi abbiamo fatto il passaggio in consiglio comunale, abbiamo fatto la ricognizione del debito, questa poi deve essere asseverata dai revisori dei conti del lato. Dopodiché questo ritornerà in consiglio comunale e dopodiché si ritornerà alla Regione per contrarre il mutuo ventennale che per le casse del comune costerà 447.000 euro. Ma dice sì, ma ci sono sempre quelle somme da contestare. Bene, in sede poi di in sede legale faremo valere le nostre ragioni. In questo istante dobbiamo riconoscere quella massa, perché altrimenti i revisori non ci mettono il visto e il comune va in dissesto, e le conseguenze sono che i cittadini pagheranno una quota maggiore di oneri al loro carico. Quindi questo è quello che è stato fatto sul piano e che verrà fatto a giorni sul piano legale. Tares. No, però volevo aggiungere prima di arrivare alla TARES. No, prima di arrivare alla TARES. Il sindaco di Belmonte Mezzagno ha preteso che fosse convocato l'assemblea dei soci del lato, e ha preteso per la prima volta che si applicasse il criterio del centro di costo. Che significa? Noi fino ad ora abbiamo avuto budget, fino a due giorni fa, mandati dal lato, che vedevano il conteggio, quindi i costi per ogni comune, calcolati a tonnellata. Ciò significa tu produci tante tonnellate, il costo totale del servizio a livello globale è di circa 20 milioni di euro, 20 diviso le tonnellate, esce fuori che i budget che sono arrivati al comune di Belmonte Mezzagno sono stati di 2 milioni, il penultimo budget che è arrivato era di 2 milioni e 100. La cosa nuova qual è stata?
che abbia fatto passare il principio al centro di costo. Ciò significa: io ho in servizio 14 persone, un autocompattatore, 3 gasolone, il costo del carburante, il conferimento dell'IRSU in discarica, ci hanno mandato il budget che stima il costo in 1.340.000, tanto quanto risulta iscritto in bilancio, e quindi, così per come siamo messi, non ci sarà aumento legato al costo. Aggiungo di più: all'interno del budget il 1.340.000 porta all'interno 70.000 euro di investimenti per la raccolta differenziata, 70.000 euro grosso modo di manutenzione, quindi circa 150.000 euro che si andassi, o che se io decidessi di non usufruirne, perché il camion per esempio non si rompe magicamente, o non facciamo investimenti nella raccolta differenziata, cioè per la prima volta il costo del servizio a Belmonte diminuisce, e quindi teoricamente potremmo dire: non facciamo nulla e abbassiamo il costo della TARS. Questo è il dato tangibile. Il dato tangibile qual è? 2/3 del paese hanno fatto la raccolta differenziata. Raggiungendo che obiettivi? La diminuzione di 2 tonnellate, le 2.000 kg al giorno per contrada, quindi sono 4.000 tonnellate in meno che noi portiamo in discarica, a fronte di 12 tonnellate che prima portavamo in discarica. Quindi questo che significa? Che a breve, a giorni, inizieremo l'altra parte del paese, l'altra zona che abusivamente... La sua, la mia, perché io sono pure abusivo come lui, cioè io faccio una raccolta differenziata litigando con mia moglie, ammassandola nel magazzino. Quindi a giorni toglieremo i cassonetti, forniremo di nuovi sacchetti, di nuovo il calendario, ma con l'obiettivo di raggiungere altri 2.000 kg in meno di conferimento in discarica, con il conseguente con il raggiungimento dell'obiettivo di far andare il camion in discarica un giorno sì e un giorno no, perché raccoglieremo così 6.000 kg.